Sono al concessionario Renault di Erba e qui sto per entrare a parlare con il venditore Luigi Carelli del Brianzolo e l'acquisto di un'auto. Egregio Corrado. Buongiorno. A lei. Sur Carelli. Come stai? Tutto bene? Buongiorno. Luigi Carelli. Perfetto. Iniziamo bene. È il brillante Brianzolo. Tony. Ah sì, guardi, vada dal mio collega. Il mio collega che è qua. Perfetto. E qui c'è un bel via vai, Sciurcarelli. Allora, innanzitutto Carelli, da dove viene? Sicilia. Ah, Sicilia. Ah. Mio padre è siculo. Tua madre? Pugliese. Pugliese. Ah, quindi tu sei un bel mix qua di... Ma nato tu? Io sono nato a Erba. Erba. Io sono nato a Erba e sono cresciuto qua. Adesso però abito a Cantù, ho sposato una tedesca. No, aspetta, una canturina. Beh, tedesca. È tedesca, fidati, è tedesca. Ho sposato una canturina e 4 anni fa mi è venuta una pazzia. Ho aperto qui a Erba una concessionaria d'auto. Allora, io comunque arrivo da 17 anni di esperienza in concessionaria, però ero stanco non di fare il dipendente, sono arrivato a un punto che volevo avere qualcosa di mio. A differenza delle concessionarie grosse, diciamo, sì, così, il nostro intento è quello di coccolarci un po' di più il Brianzolo e non solo. Che il cliente arriva e gli offriamo subito il caffè e cerchiamo di instaurare un rapporto, facciamo in modo che il cliente non sia un numero, uso questo termine un po' brutto, però. E il Brianzolo se ne accorge che c'è attenzione alla persona, lui la vuole? No, vuole il caffè innanzitutto. È gratis. Caffè gratis. Poi mi dicevi una cosa, il Brianzolo, se sei vestito in giacca e cravatta... È diffidente. È diffidente, ecco. Diciamo che il Brianzolo è un po' diffidente nei confronti del colletto bianco. E questo è meraviglioso. Questo mi vuole fregare. Quindi ecco. Io ho la cravatta. Cravatta, però ho sì. un maglione normalissimo, sì, un maglioncino normalissimo. Non ho, in questo momento non ho la giacca, però già così potrei spaventare il Brianzolo. È già troppo così. Forse è già troppo. Il Brianzolo è avanti perché quando lui entra e chiede un preventivo per un'auto nuova, ovviamente ha un'auto da dare in permuta, la prima cosa che fa, ti vende la sua macchina. Lui non ti fa parlare, lui ti dice vieni fuori, guarda la mia macchina è bellissima. Lui è venditore prima dentro, di te dentro, lui prima è venditore di prima di te, te la decanta come la macchina nuova, una macchina che ha sempre andata bene, che non ha un graffio, che non ha niente, e se tu esci vai a vedere la macchina e ti ritrovi la macchina grandinata, lui ti dice vabbè, al Gadesan. Sulla macchina che vede in vetrina, non sa se è diesel, benzina, GPL, però ti dice quanto mi fai di sconto su questa? Senza finanziare. Sì, finanziamento, qua apriamo. Infatti in Brianza noi venditori di auto facciamo meno finanziamenti. Se guardiamo la media Italia in questi ultimi 15 anni, buona parte di chi acquista un'auto fa finanziamento. Parliamo anche di un buon 70%. In Brianza? In quel 70% pochi brianzoli ci entrano. Pochi. Se io ho i soldi, la macchina la compro. Se mi di Danè Geneminga, io la macchina non te la compro. Bello, ed è questo. Ok? Se ti do il contanti, mi fai qualcosa in più di sconto? No, quello scatta, una domanda che scatta, a bassa voce te lo dice. Anche se non c'è nessuno in salone, te lo dice con la voce bassa. Però se io ti do... La Dacia Duster ha motore Renault, produzione Romania. Ecco, io la prima cosa che penso è, ma il Brianzolo non è diffidente di questa produzione Romania? Un po' sì, infatti quando si avvicina una Dacia, la prima cosa che fa, apre la portiera, la richiude, la riapre, la richiude perché non è convinto, perché vuole sentire il suono, perché il suono della portiera, suono, sembra stupido, perché? Ma è il suono della veramente? Portiera, certo, è importantissimo, ma non solo per Dacia, un po' per tutti i brand, ma soprattutto per Dacia, perché lui dice ma se questo prodotto costa poco è un motivo, ci sarà, già è fatto in Romania, è già lì, è già lì. Cos'è Romania? Esatto, no? Fammelo toccare con mano, tocca le plastiche, gli dà i pugni sulle plastiche per capire se la plastica è consistente.
la figura del mio socio Federico, personaggio che nel momento in cui lo conosci ti dà quella tranquillità, quella sicurezza, è da trasmettere soprattutto al brianzolo, del tipo: lei stia tranquillo, lei mi lascia qua la sua macchina, non si preoccupi, preventivi limpidi, preventivi di spesa, se ci sono i freni da fare io la chiamo, la metto al corrente. Il brianzolo deve capire che è in buone mani, che non lo freghi, che non lo freghi, e se lo freghi sta pur certo che te la fa pagare. Te la fa pagare. La pubblicità negativa viaggia molto più velocemente della pubblicità positiva, e il brianzolo, se ti fa una pubblicità negativa, è pesante, eh? È pesante. È pesante. Brianzolo è quello che, se tu lo tratti bene, è quello che ti porta il fratello, che bello questo, ti porta l'amico. Quindi il brianzolo, devo dire che da questo punto di vista è un cliente che porta clienti. Vai tu. Un altro particolare, ecco, mi è venuto in mente, questo è molto molto importante. Brianzolo arriva alle 7 di sera, quando tu stai per spegnere le luci, i fari e tutto, lui arriva. Lui arriva vestito ancora da lavoro e arriva qui alle 7. Alle 7 bisogna essere operativi. E quindi ti dice: ma siete ancora aperti? Lì te lo giochi, eh. No, guardi, sto per chiudere. Se tu gli dici così, ti ha messo la croce. Quindi al brianzolo, se lavori bene, fai man, sei disponibile, onesto, ti premio. E ti porta anche i parenti. Ma che bravo. Parenti, che è. Esatto. Grazie. Grazie a te. Grazie. Piacere. A te. Ciao, caro. Ciao. Ciao. Brianzolo bleffa, e quando bleffa è un grande, perché ti guarda negli occhi. Solitamente quando uno bleffa abbassa lo sguardo, ok? Lui non lo abbassa, non lo abbassa. Di là mi fanno 1.000 euro in più, questo è il bleff. Non è vero, da qui a Canicattì il prezzo è quello, può variare, 50, 100, 150 euro, 1.000 sono tanti. E ti dice: vabbè dai, facciamo metà per uno.